Cioè, non so, volete registrare voi al posto mio? Sammy? Sammy? Olli? Che dovete fare? Mamma, io vorrei registrare pure. Facciamo una cosa, fatemi posare. Oh, quanto sei bello! Ciao ragazze! Ciao ragazze! Ciao ragazze! Ciao! Mi saluta anche il mio ometto del cuore, Olli! Ciao! Vedete già con la zambetta pronta che basta. Già che ci siamo. Vi salutano i due fratellini. Ciao, ciao. Cioè, non è un video in collaborazione con i gatti, Stefania, ma è sempre un video in collaborazione con At Service One, con il rivenditore di Amazon. E vi lascio tutto nell'info box. Avete già visto un paio di mesi fa gli occhiali che ho recensito nel video tutto in inglese. Stavolta vi parlo tutto in italiano. Perché ho chiesto, senti, devo parlare di nuovo in inglese o devo parlare in italiano? Mi fa, parla come vuoi parlare, tanto alla fine ci aiuti lo stesso. Hai portato una valanga di gente a collaborare con me per fare conoscere, insomma, lo shop, quindi fai quello che vuoi. E siccome mi conosce da molto tempo, ormai ci collaboro da un anno e mezzo insieme, stavolta ho deciso di mandarmi questi due paia di occhiali da vista non graduati. Ve li faccio vedere. Io già ho adorato un paio soltanto, e quell'altro no perché mi sembrano un po' Harry Potter. Comunque la spedizione è lenta, lo sapete, è un mese all'incirca e arrivano questi occhiali benedetti, confezionati però bene. All'interno della confezione infatti c'è la pluriball per non far rovinare un bel niente, a noi però non interessa niente. La confezione è così, abbiamo sempre il classico portaocchiali, la nostra pezzuola per pulire gli occhiali. Poi abbiamo gli occhiali, i primi che mi sono arrivati sono confezionati all'interno da questo involucro di plastica. Poi abbiamo quest'asta coperta da altra plastica e l'altra no, tipo vabbè, se ti rompi tu hai sempre l'asta che ti frega, ok? Li mettiamo, ok, non ci, cioè, ci vedo normale, però non c'è nessun tipo di gradazione. Sono così, non capisco perché c'è sto coso appeso qui all'angolo, sembra che noi dobbiamo andare a pesca, peschiamo un pesce, boom, e ce li tolgono. Ok, a me piacciono, ho già anche registrato un video tutorial make-up per chi porta gli occhiali, lo vedrete più avanti e non vi voglio spoilerare un bel niente. E niente, questi sono gli occhiali così, il primo modello, sono molto fini, molto sottili, infatti sembra che si vogliano spezzare da un momento all'altro, cioè perlomeno come posso dire, le lenti sono molto sottili e molto fini, mentre le aste sono belle resistenti, belle dure, e i naselli, se così li possiamo chiamare, sono... Vedete? Si muovono. Ok, passiamo all'altro tipo di lente che mi è arrivata. Gli altri invece che mi sono davvero piaciuti tantissimo sono sempre così. Al solito abbiamo il nostro portaocchiali, la nostra pezzolina cara dorata. All'interno li troviamo confezionati sempre all'interno di una busta di plastica. E sono così. Se quelli erano sottili, questi sono proprio invisibili. Guardate. Anche qua abbiamo le aste sottilissimissimissime, mentre queste più spesse. I naselli anche qui si muovono, infatti credo che li romperò più presto. Tutte queste aste molto sottili, qui le lenti molto sottili, adesso li indossiamo. E voilà! Già ci sono tutte le mie ditate stampate sopra, però bellissime. A me piacciono tantissimissimissimo questi occhiali come mi stanno. E niente, adesso li tolgo e basta, finiamo con la recensione. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente nell'info box trovate tutto, tutto, il rivenditore, gli occhiali, i link. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere con un pollice lì in su, un commento. Vi mando un grosso bacio. Sta registrando la fotocamera? Sì, credo. Vi mando un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!